Buongiorno a tutti, oggi iniziamo una nuova diretta. Sono molto contenta perché oggi avremo tra noi Luca Aversano, non è un cantante, ma è professore del Dipartimento di Comunicazione e dello Spettacolo, quindi sono veramente molto contenta di averlo tra noi. Adesso aspettiamo qualche secondo che si colleghi e come dicevo appunto sono contenta perché siamo spesso ad artisti, a cantanti, però è giusto anche sapere altre persone, altre prospettive. Salve! Ecco, buonasera, salve. Come sta? Salve a tutti. Bene, grazie. Abbastanza, insomma, di questi tempi non bisogna lamentarsi. Assolutamente sì, assolutamente. Intanto io lascerei a lei dei Colonghi. Saluto, ogni tanto mi vedrà salutare persone, porti un po' di pazienza, ma sono tutti colleghi, amici ed è giusto salutare anche questi grandi artisti. E niente, volevo lasciare a lei la libertà di raccontarci un po' lei di cosa si occupa, sicuramente lo farà più di me. E quindi perché è qua tra noi alla fine, no? Perché questa è la motivazione. Quindi mi dica, racconti un po' alle persone che ci stanno seguendo che cosa, da dove nasce la sua comunque vicinanza al mondo dell'opera, perché, come al mondo della musica classica. E quindi mi Va dica lei. bene. Grazie, beh, sono qui innanzitutto per il vostro cortese invito, di cui sono stato molto contento perché ho piacere di partecipare a questa iniziativa. L'interesse per la musica risale ovviamente all'infanzia, come penso che quasi tutti coloro che stanno ora in ascolto, e io ho cominciato prima con il pianoforte e poi con il violino. Ho concluso il corso di studi al Conservatorio di Salerno, cioè il vecchio ordinamento, erano 10 anni all'epoca, e parallelamente poi ho frequentato il liceo e l'università, la facoltà di lettere e filosofia, sempre a Salerno, laureandomi in storia della musica con una tesi sulle scene d'insieme nelle opere serie di Mozart, quindi già l'argomento della tesi era comunque operistico. Poi sono andato in Germania dove ho studiato e lavorato all'Università di Colonia, ho fatto il dottorato di ricerca sulla diffusione della musica tedesca in Italia nel primo 800, quindi la Wiener Classic nella terra, diciamo, appunto dell'opera, evidenziando il contrasto tra queste due tradizioni musicali, l'una strumentale e l'altra più direttamente vocale, un po' giocando con tutti i pregiudizi collegati a questi stereotipi, che sono altro che stereotipi, poi alla fine è che il tedesco dovrebbe solo saper suonare, scrivere sinfonie, e l'italiano soltanto cantare e fare le opere, ma insomma non era affatto così. E, diciamo, il non plus ultra di questa concezione un po' banalizzata della storia della musica è racchiuso in un aneddoto che si racconta di una visita di Rossini a Beethoven, probabilmente mai esistita, in cui Beethoven proprio avrebbe detto a Rossini: "Ah, Rossini, è lei l'autore del Barbiere di Siviglia, felice di conoscerla, però mi raccomando", disse, "non faccia altro se non il barbiere", quindi negando a Rossini poi insomma tutta la sua creatività anche nel campo dell'opera seria, che sappiamo essere stata anche maggiore di quella invece dedicata all'opera comica. Comunque, per tornare insomma più modestamente alla mia storia, dopo la fine del dottorato, conclusione del dottorato a Colonia, sono rientrato in Italia, a Parma, ho lavorato un anno all'Università di Parma e poi sono andato a Firenze per 3 anni, dove sono stato ricercatore a contratto al Dipartimento delle Arti, storia dell'arte all'Università di Firenze, e poi vinsi un concorso di ricercatore a Roma, all'Università di Roma 3 nel 2005, dove poi sono rimasto, dove insegno ancora oggi, più precisamente per i corsi di studio in DAMS, quindi disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo, e dove ho anche l'insegnamento di storia del melodramma, oltre a quello di storia della musica. Ecco, questa è un po' la storia professionale del mio rapporto con la musica. All'opera ci sono. Con l'opera sono sempre rapportato, da ragazzo poi si andava a San Carlo insieme con i colleghi del conservatorio, quelli che amavano l'opera, avevamo l'abbonamento, e da Salerno sono abbastanza vicino,
andavamo lì a Salerno. All'epoca il teatro era ancora fermo, c'era il Verdi, ma dopo il terremoto è avuto uno stop, e poi dopo è stato rimesso, chiaramente restaurato, e ora c'è una stagione, sono da diversi anni ormai che ha una sua propria stagione, come gli appassionati sanno. Però quando io ero ragazzo, ecco, bisognava andare a Napoli perché a Salerno non c'era niente. Ecco, questo è un po' in breve, diciamo. No, io guardi, sono molto affascinata perché si parla, no, di tante, come dicevo prima presentandola, si parla spesso, noi parliamo spessissimo di artisti, no? Però ci dimentichiamo che se non ci fossero degli insegnamenti, no? Non sarebbe possibile approcciarsi magari al meglio alla musica classica e all'opera. Quindi lei ha avuto modo di approcciarsi con i ragazzi, no? Proprio nell'Università di Roma. E cosa pensa, no? Quanto pensa sia importante portare ai giovani l'insegnamento della musica e del nostro patrimonio artistico-culturale oggi? Beh, sicuramente è molto importante insegnare la musica a tutti i livelli, dalla scuola elementare fino all'università, e chiaramente nel conservatorio, che è la scuola professionalizzante per eccellenza. E devo dire che io mi sono sempre battuto abbastanza in prima linea per questo. E mi ricordo che quando sono arrivato a Roma, la prima cosa che feci, chiamai il Teatro dell'Opera e dissi, mi presentai, e dissi: "Maestro, mi chiamo Luca Versano, insomma, insegno da quest'anno qui storia del melodramma, mi piacerebbe avere dei rapporti con voi per portare i ragazzi". E così, diciamo, poi cominciai anche una relazione che dura ancora oggi con il Teatro dell'Opera, che c'è molto vicino poi nell'opera di divulgazione e promozione della lirica, che è molto importante perché i ragazzi, come ho avuto modo di vedere almeno nell'università, quando arrivano non conoscono quasi questo genere, e dunque non ci vanno semplicemente perché non hanno la conoscenza, non perché non gli piaccia. E dunque è importante farglielo conoscere. Poi nascono grandi amori e grandi odi, si sa, di fronte al melodramma, ma bisogna dare questa occasione. Dunque ho cominciato anche a lavorare con diversi progetti. Ne feci uno con la biblioteca proprio delle arti della nostra università, che si chiamava Carta Canta, appunto, e dove c'erano delle conferenze su temi di opere, venivano presentate le opere chiaramente in video, come si fa oggi, e venivano poi commentate da esperti e da cantanti anche che sono venuti lì dal vivo. E poi un progetto con il Teatro dell'Opera di Roma, si chiamava All'Opera con Filosofia, che è in corso ancora oggi. Oddio, ho avuto una battuta d'arresto l'anno scorso, ma riprenderà l'anno, insomma, adesso dal prossimo, spero, insomma, almeno virus permettendo, dall'anno prossimo. E l'opera con filosofia era portare i ragazzi di varie scuole romane a vedere una conferenza introduttiva allo spettacolo, e i ragazzi potevano, pagando un unico biglietto, guardare sia la conferenza che lo spettacolo stesso. E la conferenza, tenuta da esperti, insomma, di un certo livello, insomma, il Luomo, Quirino, il Principe, Guido Salvetti, tanti altri, insomma, hanno parlato ai ragazzi, su temi legati chiaramente all'opera, non soltanto dell'opera, ma anche i temi culturali che la partitura, poi il testo, il libretto richiamavano. Dunque questo tema della divulgazione è molto importante, e so che anche il motivo principale per cui mi avete invitato è quello un po' di dare il mio punto di vista sull'insegnante all'università, su questo aspetto fondamentale. Ma devo dire che le esperienze sono state sempre positive. Di solito il genere, quando viene conosciuto, nella maggior parte dei casi affascina molto, come è normale che sia, e dunque si crea anche così il nuovo pubblico. Se non c'è questo coinvolgimento dei giovani, chiaramente non si riesce poi a fare il pubblico del futuro. Quindi, vabbè, questa è un po' una banalità, insomma, ma è giusto anche dirla. Sì, lei ha toccato due temi molto importanti, la divulgazione, che è un tema che vorrei approfondire, e anche il tema che i giovani non è che non gli piace, non apprezzano, ma è perché non conoscono. Allora, partendo dalla divulgazione, l'importanza anche di divulgare magari questo nostro patrimonio nel modo giusto, cosa pensa? Pensa che l'uso dei social media, pensa che l'uso di streaming, pensa che le nuove tecnologie possano aiutare a portare la nostra cultura musicale e artistica anche ai giovani e ai più giovani,
o è un po' contrario? Mi dica cosa pensa lei a riguardo di questo. No, io non sono contrario all'uso delle nuove tecnologie, ci devono essere, come noi adesso siamo qui, stiamo parlando non so quante persone, ci possono vedere, e altrimenti avremmo dovuto organizzare un incontro, far venire persone da vari posti, è molto comodo e pratico usarle. Di certo non possono sostituire l'esperienza dal vivo, che però è un'altra cosa. Quindi le tecnologie vanno benissimo se servono a far nascere interesse, stimolare curiosità, far accendere quella fiammella, diciamo, dell'amore per qualcosa che è poi il presupposto per la vera conoscenza, cosa che è bene sempre ricordare, non c'è conoscenza senza amore e viceversa. Dunque, tutti questi mezzi sono strumenti, appunto, come dice il termine stesso, non devono essere fini a se stessi, cioè se tutto si riduce poi a far tutto in maniera virtuale non va bene, se invece questi mezzi poi fanno andare la gente a teatro, dove che è il luogo per ascoltare l'opera dal vivo, ovviamente ben venga, insomma, non ci vedo niente di male, ma non possono essere il fine di tutto, chiaramente. Assolutamente sì, no? E volevo dirle, invece, in questo periodo ci sono state anche delle situazioni molto particolari, no? Soprattutto in Italia, a riguardo della cultura, dell'opera e dei teatri. Ci sono state numerose anche proteste. Cosa pensa delle soluzioni che si sono state, adesso hanno tirato fuori, anche ci si vede su internet queste immagini dove i teatri uno ogni tre persone. Pensa che possa essere una cosa che funzioni per il futuro in questo momento o crede di no? È un argomento molto delicato, tra l'altro mi tocca anche un po' nel personale, nel senso che da qualche anno sono diventato anche responsabile del teatro dell'università. Noi a Roma 3 abbiamo un teatro importante, si chiama Teatro Palladium, e dunque faccio i conti direttamente con queste problematiche. Non lo so, ecco, certo meglio incominciare con uno ogni tre che non incominciare proprio. Dunque va bene riprendere così. Io spero molto che tutta questa situazione si risolva nel più breve tempo possibile, non soltanto perché è un bene per tutti a livello sanitario, ma anche perché può consentire agli spettacoli di riprendere. Lo spettacolo non può vivere con la lontananza del pubblico dall'interprete, perché lo spettacolo nasce come flusso di energia prima di tutto, e questo flusso di energia, con uno strumento di mediazione così distante, per quanto comodo, non può mai attivarsi veramente, insomma, veramente bene. Dunque, vabbè, anche questo è un po' scontato, ma sicuramente tutto questo non sostituisce. E un'altra osservazione che voglio fare, mi è sembrato in questi mesi, è che alla fine tutti questi tentativi insomma, di surrogare lo spettacolo dal vivo con iniziative di vario tipo, concerti fatti, insomma, insieme da posti diversi, orchestre digitali, conferenze come stiamo facendo noi, insomma, video mandati in diretta o registrati in differita, insomma, tutto questo alla fine, comunque non è riuscito a colmare un vuoto, semplicemente perché questo vuoto era già riempito dal grande spettacolo che abbiamo vissuto tutti noi, che era questo spettacolo di questa pandemia che ci ha coinvolto emotivamente talmente tanto che lo spettacolo c'era già, e noi siamo stati attori di questo spettacolo, l'abbiamo vissuto direttamente e ha assorbito tutto il resto praticamente. Comunque non c'era nessun bisogno di fare altro, lo spettacolo era già in corso. Speriamo che finisca presto questo atto unico, diciamo, e che possiamo passare a spettacolo di altro tipo. Assolutamente, speriamo, anzi ci auguriamo che tutte le idee anche che i teatri stanno avendo per riaprire la Rossini Opera Festival all'Arena di Verona vengano approvate e ci sono state in questi giorni delle novità appunto sulle norme, come lei sicuramente sa, sperando anche che ovviamente si valuti ogni situazione nel singolo, perché mi soffermo a dire solo che 1.000 posti per un posto grande come l'Arena di Verona, insomma, diciamo sarebbe un grandissimo spreco, ecco. Ma tornando a noi invece, lei è stato anche curatore di un libro che parlava della Callas, no? Insieme a Jacopo Pellegrini, Mille e una Callas. Mi racconti un po' com'è stata questa esperienza di immergersi dentro la Callas, delle sue sfaccettature,
di quello che è stata anche grazie a lei, diciamo, è cambiato il mondo dell'opera. Sì, è stata un'avventura nata un po' così per caso, proprio a Parma, perché all'epoca, diciamo, al momento dell'ideazione di questo progetto, frequentavo ancora molto la città di Parma, dove allora, insomma, viveva anche Jacopo Pellegrini, e mi ricordo una passeggiata sul Lungo Parma, proprio vicino a Reggio, ci venne in mente questa idea di celebrare, all'epoca i 30 anni, perché era il 2007, della morte di Maria Callas, con un convegno che effettivamente poi si fece nel dicembre del 2007 a Roma 3, dove convocammo, insomma, vari studiosi per analizzare la figura di quest'artista da un punto di vista musicologico e non per celebrarne semplicemente il mito, cioè cercare di creare un qualcosa che non fosse soltanto un encomio della sua grandezza, ma anche, insomma, un'analisi di quelle che potevano essere le sue relazioni, i suoi rapporti con la cultura del tempo. Dopodiché, dopo il convegno, riuscì anche bene, diciamo, tra l'altro feci fare un'indagine agli studenti sul nome di Maria Callas, chiedendo, insomma, di andare in giro e di chiedere se i loro parenti e amici avevano mai sentito nominare questo nome, accanto, ovviamente facendo chiedere anche i nomi di altri grandi musicisti, come, insomma, da Beethoven, Mozart o tanti altri nomi così celebri. Il risultato fu abbastanza sorprendente perché nessuno sbagliò su Maria Callas, cioè tutti sapevano che era una cantante, mentre invece qualche defiance sulla storia della musica ci fu, a testimonianza poi un po' dell'ignoranza anche del popolo italiano in fatto di musica. Però era significativo che tutti la conoscevano, era un personaggio veramente pop, molto interessante, e quello che mi ha sempre affascinato è proprio questa compresenza di due dimensioni molto diverse. Da un lato il richiamo all'arcaico, all'assoluto, al profondo, la tragedia mitica della Grecia, di queste origini un po' mitiche, quindi qualcosa di veramente imperscrutabile, no? Di un destino così particolare. Dall'altro la sua versione pop, la sua capacità di vivere in un mondo contemporaneo, quindi con i mass media e tutto quello che conosciamo, la comunicazione, e quindi stare sui rotocalchi, sulle fiction, e tutto questo che poi è venuto. Ed è un personaggio affascinante proprio per questo, perché è una cantante, l'unica cantante che è riuscita a attraversare, forse l'unico interprete della storia dell'opera che è riuscita a attraversare la cultura italiana e non solo, internazionale, veramente integralmente, senza lasciare fuori nessun campo. Infatti questo libro, che poi è stato pubblicato 10 anni dopo, con integrazioni di vari contributi, da cui testimoni anche della sua arte, che hanno visto la sua arte, diciamo, dal vivo, anche se molti erano, insomma, oggi sono scomparsi, e c'è una sezione appunto di testimonianze su Maria Callas, e appunto dicevo, il libro funziona con questi contributi, queste testimonianze, ma poi anche con una sezione molto ampia della ricezione di questa cantante nella cultura dell'epoca. Dunque, è ancora nella cultura di oggi, quindi Maria Callas nel cinema, nel teatro, nella letteratura, nella storia dell'arte, nella danza, negli autocalchi, nelle fiction e così via. E invece la prima parte è dedicata all'analisi di lei come interprete, quindi come cantante, i registri vocali, le opere che ha cantato, il suo modo di eseguire. Devo dire che io sono abbastanza scettico sulla tradizione della Maria Callas, così fedele alla partitura, filologa, perché questa, insomma, è un po' una sciocchezza. Maria Callas si comportava come tutti gli altri cantanti si comportano con la partitura, cioè usandola a propri fini e non cercando di indovinare a tutti i costi le intenzioni del compositore, che non vuol dire essere assolutamente superficiale. Al contrario, è giusto che il cantante interpreti così una partitura, perché nel teatro è esattamente così, la musica scritta sta lì per far cantare, non viceversa. Non è come la sinfonia di Beethoven, dove l'orchestra deve far sentire Beethoven, e quindi è quasi come se fosse l'opera d'arte stessa nella partitura. Invece nel teatro è proprio il contrario. Si scrive perché poi qualcosa deve accadere sulla scena, e quello che accade sulla scena è più importante di quello che sta scritto sulla carta.
E Maria Callas si regolava così, essendo un'attrice, una cantante chiaramente di altissimo livello. Ed è vero però che è stata colei che poi ha rilanciato figure come quella di Rossini e Rossini Serio. Sappiamo benissimo che Rossini Serio non veniva eseguito, e invece dagli anni 50, anche grazie alle sue interpretazioni, venne ci fu questa grande Rossini Renaissance, chiaramente favorita da. Un po' anche dalla temperie culturale, da grandi direttori con cui aveva avuto poi a che fare, che erano stati i suoi mentori. Dunque, un personaggio veramente incredibile e strano, perché costituiva un po', ecco, aveva della divinità questa capacità di trasformarsi, questa capacità di trasformare la sua voce, di cantare ruoli talmente diversi gli uni dagli altri, da Wagner appunto a Rossini. E anche di trasformarsi corporeamente, diventare da donnone a figura simile a Audrey Hepburn, così come trasformare il suo linguaggio. Parlava non so quante lingue, parlava il greco, l'inglese, il francese, l'italiano, aveva l'accento veronese, come sapete, che era stata a Verona tanti anni, sposata con tutto un industriale. Veronese, e quindi parlava alla fine un dialetto un po' strano. Quindi dal dialetto fino all'inglese è un personaggio internazionale in tutti i sensi, è capace di trasformarsi, e questo è il segno della sua divinità, del suo essere divino, il segno veramente più evidente, è quello di attraversare anche il tempo e lo spazio. Mi sono Beh. dilungato un po'. Ah, volevo dire, sì, se gli ascoltatori lo vogliono leggere, Mille e una Callas, edito da Quodlibet, Mille e una Callas riprende un po' il Mille e una Notte, titolo dato da Arbasino, morto da poco, perché c'è anche il contributo di Arbasino nel libro, l'abbiamo ripreso proprio dal suo saggio, proprio per dare il senso delle mille sfumature di questo personaggio, quindi anche del suo, ecco, della sua leggenda, un po' così come era. Le mille e una notte. Certo, io volevo chiederle invece secondo lei quanto ha influito, no? Come ha detto lei, Maria Callas era semplicemente un'artista, no? Poi dire semplicemente con un'artista che è stata così grande è difficile, no? Però allo stesso tempo Maria Callas è stata, come ha detto lei, sui rotocalchi, è stata, possiamo dire che ha fatto parlare di sé attraverso anche il gossip, essendo una figura pubblica a tutti gli effetti. Quanto pensa che abbia aiutato Maria Callas a diventare un mito, questa figura, diciamo, al di là del campo artistico? Questa figura, oserei dire, quasi televisiva, perché ormai era diventata veniva inseguita dai giornalisti, no? Ripresa all'interno dei film. Cosa ne pensa lei? Pensa che ha aiutato molto Maria Callas a diventare un mito questo? Ma sicuramente è diventata un mito della società contemporanea proprio per questa sua capacità di adattare un'arcaicità, come so come dire, della sua figura, perché aveva anche i tratti, no, dell'antica Grecia, anche il tono, il timbro della sua voce era così profondo, così ricco, no, di suggestioni e di intensità espressiva, quindi da un lato una tragica, però una tragica capace di stare nel pop. Questo sicuramente l'ha aiutata, anzi è proprio quello il motivo per cui Maria Callas vive così, in maniera così straordinaria ancora oggi. È veramente incredibile come mentre noi parliamo c'è qualcuno che magari sta scrivendo un altro romanzo su Maria Callas, l'ennesimo, Nascono come i funghi, uno non ci crederebbe, ma c'è una grande bibliografia anche nel libro su Maria Callas, e sono analizzate poi tutte le opere, i film che sono stati fatti su di lei, quindi è anche interessante conoscere un po' la storia del personaggio da questo punto di vista. Certo, abbiamo parlato anche del fatto che i giovani non conoscono, no? E le chiedo di commentarmi un po' questa frase che abbiamo parlato con Paolo Gavazzini, ex direttore artistico di Fondazione Arena, nonché regista, ma una figura veramente di spicco nel panorama del mondo dell'opera lirica e del teatro. E parlando con lui abbiamo parlato del fatto che per quanto si provi, i teatri provano comunque sempre di più a fare progetti, associazioni provino a fare progetti per Grazie. fare i giovani
dalle scuole, dalle università nei teatri, però il problema sta alla base, quindi all'istruzione proprio all'interno dei nostri istituti scolastici. Cosa ne pensa? Cioè, pensa che studiare storia della musica dovrebbe essere come la storia dell'arte che viene studiata? Può aiutare, secondo lei, questo nella diffusione dell'opera e del teatro della musica? Certamente sì, è una richiesta che fanno i musicisti da almeno da un secolo, non è stata mai accolta. Le ragioni sono diverse di questa assenza della musica dalla scuola italiana, la storia della musica dal paradigma, diciamo così, educativo italiano e non solo, tra l'altro, non solo in Italia. E sono ragioni molto antiche, tra l'altro, e sono talmente sedimentate che è anche difficile riconoscerle. Se non so se gli ascoltatori diciamo, mi sopportano altri 2 minuti, provo a sintetizzarle, diciamo, su quello che sono le ragioni più profonde. E in realtà la storia nasce un po' quando nascono i licei europei, cioè all'inizio del 1600 con la Controriforma cattolica, quando i gesuiti prendono un po' in mano le redini di questo grande movimento di propaganda per ristabilire un po' la cultura cattolica in Italia e in Europa, e nascono appunto queste scuole, questi collegi dei nobili, li chiamavano all'epoca, in cui dovevano essere educati appunto i rampolli dell'aristocrazia, dunque le persone, diciamo, per bene, tra virgolette, dell'epoca, che dovevano avere una formazione di un certo tipo, maschi ovviamente, soltanto maschili. E la musica, appunto, i gesuiti pubblicano un volume, un libro, si chiama Ratio Studiorum, quindi un ordine degli studi di circa 100 pagine in latino, pubblicato a Napoli nel 1599. E in queste 100 pagine la parola musica non compare nemmeno una volta, è del tutto assente, quindi non esiste la considerazione della musica. Perché i gesuiti non la considerano? Perché ne diffidavano come arte, diffidavano della musica per il suo potere affascinatorio, per il suo potere perturbante, deviante. Era un'arte che non poteva essere censurata, così come venivano censurati i testi scritti, perché sfuggiva al controllo. Questa capacità di liberare anche il corpo, il sentimento, la passione è sempre stata la causa principale dell'emarginazione della musica dal novero delle discipline scolastiche, perché lo scopo principale è quello di controllare la gioventù studiosa, cioè che c'era un paradigma di testi, non si potevano leggere determinati libri, c'erano libri proibiti, e quindi questa idea di controllare, diciamo, sicuramente ha impedito che la musica si inserisse tra le discipline. Poi c'è giunto il fatto che era diventata una disciplina per educare le donne, perché al contrario dell'educazione maschile, invece le scuole femminili contemplavano l'educazione musicale, ma non nel senso della cultura musicale, ma semplicemente la capacità nell'insegnare, la capacità di intrattenere praticamente la famiglia, gli amici e ingentilire la grazia delle donne. Quindi le donne potevano studiare la musica a scuola perché ciò le rendeva più graziose, più eleganti, più affascinanti e così via. Ma ovviamente potevano solo a casa esibirsi, perché in teatro quasi sempre gli era negata la pubblicità, quindi anche questo, cioè il fatto, se pensate semplicemente al fatto che come la musica e le donne siano state rinchiuse per tanti secoli, questo vi dà il segno, diciamo, di quanto era considerato pericolosa quest'arte e quanto, diciamo, l'apparire sulla scena, il cantare da parte delle donne veniva considerato, poteva venire considerato qualcosa che aveva a che fare con il malaffare, con la prostituzione, con la depravazione e tutto il resto. Quindi c'era una forte componente moralistica contraria all'insegnamento della musica, e poi, non da ultimo, diciamo, quando nascono i conservatori, cioè sempre in quest'epoca, la musica diventa l'arte che si insegna nelle scuole dei poveri, perché i conservatori nascono come orfanotrofi, essenzialmente, quindi istituti dove si ricoveravano i figli di nessuno. I figli di nessuno erano il grado più basso della società. Quindi come poteva essere concepibile che l'arte tipicamente, diciamo, insegnata in questi orfanotrofi fosse la stessa disciplina che si insegnava, diciamo, nelle scuole per le classi alte. E questo ha penalizzato molto. Ancora nell'Ottocento abbiamo questi conservatori militari, diciamo, dove si insegnava la musica, e soprattutto per banda, per i bandisti per l'esercito. Fu un'idea di Federico I,
di Francesco Primo di Ferdinando Primo di Borbone, che creò questi istituti nel Regno di Napoli, dove si insegnava appunto la musica ai piccoli reclusi, come chiamavano, e che erano dei veri e propri soldati, e poi andavano a suonare nelle bande. Ma suonare il basso tubo, il clarinetto, l'oboe, il flauto, a quell'epoca significava essere contrassegnati come provenienti da una classe molto bassa. E questo anche è stato, diciamo, un elemento molto penalizzante per l'inserimento della musica nel liceo. Quando poi nasce l'Unità d'Italia, Cavour riprende l'impianto dei licei precedenti e passa, diciamo, alla scuola italiana un modello antico e ormai consolidato che esclude appunto la musica dalle discipline scolastiche, e non ci poté niente, nemmeno Verdi, nemmeno il potere del melodramma, nemmeno il fatto che era stata proprio l'opera uno degli eventi unificanti della rivoluzione che c'era stata, cioè il grande coinvolgimento nazionale aveva portato alla rivoluzione politica, ma forse pensarono giustamente una rivoluzione c'è già stata e lasciamo che non ce ne siano delle altre, e quindi tolsero la musica di mezzo, e dunque siamo arrivati poi così fino ad oggi con questa idea, diciamo, di insegnare il liceo classico senza lo scientifico a tutte le altre scuole, senza la musica, a parte i licei musicali, che sono chiaramente licei però professionalizzanti, dunque un po' una sorta di ghetto dove viene rinchiuso l'1% della popolazione scolastica italiana. Questi sono i dati di oggi. Spero di non aver fatto troppo, No. diciamo, troppo caso, non so se è stato chiaro. Comunque le ragioni sono molto profonde, ecco, di questo problema. Per quello si incontrano tante difficoltà, inconsce, anche inconsapevoli. Assolutamente. Invece, come ha detto lei, no? La musica possiamo dire che è stata un po' bistrattata in questo tempo nella nostra storia. E purtroppo anche in questo momento è un momento molto difficile perché ci rendiamo conto che tuttora è in qualche modo disparattata perché forse sarà una delle ultime categorie anche a riaprire. Cosa possiamo fare noi per non disparattarla nel singolo, per riuscire ad apprezzarla, no? Sia nel singolo e poi vorrei sapere se invece cosa pensa che magari la parte istituzionale, quindi il governo possa fare per cambiare questa situazione, dal magari mettere la musica all'interno degli istituti, oppure se secondo lei ci sono altri modi che si potrebbero utilizzare per riportare, anzi portare, perché in realtà, come ha detto lei, non c'era la musica all'interno delle scuole e quindi tutte le istituzioni ministeriali. E cosa possiamo fare? Possiamo lavorare insieme per fare progetti, per portare appunto il segno di questo interesse, far nascere interesse negli allievi, ma anche nei docenti, perché se non c'è condivisione anche con il corpo docente delle altre discipline, le chance sono veramente ridotte. C'è anche un comitato nazionale per la musica, per l'apprendimento pratico della musica, presieduto da Luigi Berlinguer, che ha fatto molto per queste, diciamo, per portare la musica nella scuola. È riuscito in molti casi ad avere risultati, ma una curricolarizzazione della disciplina ancora non si è verificata. E bisogna lavorare sul medio-lungo periodo, non è una cosa che si risolve in 10 minuti o in pochi anni, è una questione di mentalità, purtroppo, e di mentalità secolare. Quindi bisogna cambiare la mentalità e far capire che la musica non è un divertimento, non è semplicemente qualcosa che può distrarre o far divertire le persone, ma che ha anche una forte componente culturale. Se non passa questo messaggio, sarà sempre la cosa della ricreazione, non una disciplina seria da studiare accanto alla storia, alla letteratura e tutte le altre. È un Assolutamente. po' questo concetto di musica come arte del diletto che ci penalizza, secondo me. Se non viene cambiato questo, diciamo, è difficile che la scuola l'accetti, perlomeno in Italia, che è un paese molto conservatore da questo punto di vista, purtroppo. Anche perché leggevo delle statistiche interessanti che anche negli altri paesi europei, ne parlavamo anche l'altro giorno con un bravissimo soprano, Irina Lungu, che mi sembra che fosse Irina, dico magari no, però mi sembra che fosse Irina,
che mi parlava del fatto che era andata in Germania, no? Perché comunque si poteva studiare in modo la musica in un altro modo, c'erano appunto, ci sono dei fondi molto in Europa che aiutano soprattutto anche l'apprendimento di uno strumento, però non posso non citare anche quello che è successo in Venezuela con il sistema che, come lei sicuramente sa, ha cambiato la vita di migliaia di persone, quindi quest'arte, questa disciplina, io mi appello, ci tengo a dirlo, che può cambiare la vita delle persone. Quindi noi non potremmo, non dovremmo prenderla così, con questa leggerezza, perché in quest'arte c'è grande vita, grande speranza, e la dimostrazione penso che siano state le nostre finestre durante questa quarantena anche, no? Non è strano, secondo lei, che proprio in questo momento le persone abbiano messo, io faccio un esempio, il Nessun Dorma, no? L'opera che nessuno conosceva è diventata, se vogliamo, anche un simbolo di vittoria di questo tempo. Cosa ne pensa lei di questa cosa? Non lascia un po', non è Sì, un po'. no, ci ho riflettuto, devo dire, su questo fatto. Mi sembra abbia messo un attore americano, ha fatto un post su Instagram, come si chiama, insomma, famoso, ora mi sfugge il nome. Vabbè, comunque l'aveva inserita lui. Questo sta un po' nell'immagine dell'Italia all'estero, cioè l'immagine culturale, per un paradosso, diciamo, abbastanza curioso, che in patria l'opera viene considerata poco, mentre invece all'estero viene considerato un po' per quanto riguarda gli ambienti culturali, insomma, qualcosa di tipicamente italiano e che contrassegna molto l'Italia. E dunque l'associare l'italianità all'opera è un fatto molto antico, anche questo, e nasce anche quello, diciamo, nell'età barocca e poi attraverso il romanticismo arriva fino a noi. E gli italiani erano considerati, diciamo, i cantori, cioè coloro che, come ho detto all'inizio della diretta, erano capaci di cantare e di cantare l'opera bene. Dunque non è un caso che gli stranieri abbiano messo Puccini e non qualcos'altro per diciamo, un po' evocare anche la loro vicinanza al nostro paese. Questo è sicuramente un segno di come ci vedono, e loro ci vedono come un popolo che canta, essenzialmente, un popolo che canta e dunque Puccini, diciamo, era la musica adatta. Poi sul fatto che le persone si siano affacciate sui balconi a suonare, a cantare, si possono dire molte cose. Sicuramente la musica è l'arte che riempie il silenzio, diciamo, che dà sfogo anche, sospende il tempo, diciamo, in un tempo sospeso come abbiamo, quello che abbiamo vissuto. La musica, che è l'arte del tempo sospeso, essenzialmente, che crea una dimensione altra rispetto al quotidiano, è sicuramente l'arte migliore per rappresentare questo stato appunto fuori del flusso storico, qualcosa di sospeso che non si è mai visto in un istante che dura, insomma, in eterno, e che soltanto la musica può significare. Dunque non è assolutamente casuale, anzi è quasi obbligatorio che sia così, secondo me. Assolutamente, anzi, ricordo che, con piacere, che noi, e penso all'articolo 9 della Costituzione italiana, che noi citiamo sempre il primo, tutti conosciamo il primo, il lavoro, però il 9 si occupa della tutela dei nostri patrimoni artistici e culturali, e nel nostro patrimonio artistico e culturale c'è anche l'opera, quindi io mi invito le persone a ricordarsi che abbiamo un tesoro tra le mani, che nel mondo ci ammirano e ci invidiano, e forse noi dovremmo proteggerlo un po' di più e coltivarlo un po' di più. E la lascio con quest'ultima domanda, che leggo che è una domanda che ci hanno fatto. A che età consiglia l'insegnamento della musica? Cioè, lei partirebbe dalla prima scuola, dalla scuola, dalle elementari, subito con la musica? Cosa pensa? C'è una fascia di età migliore per approcciare magari gli studenti, i ragazzi, i bambini alla musica, o magari in fascia più grande, fascia più adulta, più... Sicuramente se prima si incomincia meglio è, per chi deve poi fare la professione. Se si impara uno strumento da piccoli sicuramente è meglio, quindi non c'è un'età minima, appena è possibile è bene avviare alla musica se il bambino ha piacere di farlo, chiaramente. Poi per quanto riguarda invece
altre cose, diciamo, diverso, dipende pure dalle discipline, dallo strumento, se uno canta, quindi diciamo che la musica, quando uno dice musica, dice un mondo, quindi bisogna vedere anche che tipo di musica. Certo, se gli devo spiegare Beethoven, evidentemente non lo posso fare a 4 anni, io non lo farò a 14 o 15, e se appunto anche uno deve cantare opera, non lo potrà fare a 6 anni, a 7 anni. Dovrà fare quando la voce sarà formata e tutto il resto. Quindi ecco un po', non si può dare una risposta univoca. E comunque, secondo me, tutte le età, anche in tarda età, si può cominciare a studiare la musica. Se uno lo fa per amore o per diletto, non c'è nulla di male, diciamo, a cominciare anche a 40 anni, a 50. Molti lo fanno dopo la pensione perché si divertono così. Quindi, Certo, invece no, io le voglio dire una cosa che, un aneddoto che mi fa sempre molto ridere, no? Che io penso, e mi dica lei cosa ne pensa riguardo, che noi pensiamo alcune volte che la musica bisogna, sicuramente bisogna educare l'orecchio, però è anche vero che secondo me la musica riesce a entrare in una sensibilità che noi neanche sempre siamo consci, riesce a toccare delle corde che noi non conosciamo. E le dico che nella mia esperienza mi sono approcciata, nella mia passione per la musica è nata quando ero piccolissima, circa 5 anni, ascoltando il Requiem di Mozart e mi commossi tantissimo. No, questo per dire che la musica, anche se noi non la capiamo, perché chiaramente non può capirla un bambino, la complessità di un Requiem, soprattutto anche del Requiem di Mozart, che possiamo dire è uno dei capolavori di Mozart. Ma però può toccare, no? Quindi invitare a fare abituare magari anche all'ascolto, anche se non si può capire, ma abituare all'ascolto. Cosa ne pensa lei? assolutamente, io sono contrario all'idea che per emozionarsi una musica bisogna per forza capire tutto. Non è così. Certo che poi piano piano ascoltando, crescendo, maturando, si notano delle cose che prima non si notavano, il piacere anche può rafforzarsi, cambiare il punto di vista, si possono amare musiche che prima non si ascoltavano, eccetera. Ma l'ideale è una musica che non ha bisogno di essere spiegata. Se arriva, arriva. Se vai in riva al mare, guarda un tramonto, è bellissimo, non c'è bisogno che io lo spieghi. Lo vede che è bello. Cioè, è un'intuizione più che altro. E quando la musica è grande, non ha bisogno di molte parole. Sono Purtroppo. assolutamente d'accordo e mi auguro che noi ci torniamo in questo momento ancora di più alle cose essenziali e vere della vita, no? Perché alla fine la musica, come l'opera, racconta l'essenza dell'uomo, cioè ci mette sul palcoscenico, mette il palcoscenico della nostra vita e riesce a dare voce a cose che magari noi non riusciamo. Quindi con questo augurio. Di poterci emozionare senza filtri, lasciando perdere le congetture magari che abbiamo sulla musica classica, a tutti i giovani che ci stanno ascoltando, andate appena si potrà di nuovo, andate a teatro, andate, ascoltate, perché nell'ascolto della musica e nell'anche fare musica c'è sempre una crescita. Io la ringrazio di cuore, è stato un grandissimo piacere. Grazie a me. Anche per me è stato un piacere, speriamo di rivederci o di sentirci in epoche più favorevoli, diciamo, allo spettacolo. Grazie anche a tutti coloro Assolutamente. che la guarderanno, insomma, anche dopo questa piccola trasmissione. Grazie, grazie di cuore. Arrivederci. Anche per Arrivederci.